Salve, benvenuti a tutti a questo, diciamo, incontro notturno da Nicolas Xabaras. Abbiamo qui davanti un particolare oggetto videoludico, l'edizione speciale di GTA 5. Adesso ormai sono mezzanotte, saranno mezzanotte e un quarto più o meno, quindi sicuramente molti ce l'avranno domani, ma io ce l'ho adesso, quindi me ne vanto. E praticamente niente, questa è un'edizione limitata, è particolare perché all'interno ci sono dei particolari in più, gadget o qualcosa che adesso andremo a vedere. Non lo so sinceramente quali sono le particolarità che lo rendono special edition, però sicuramente adesso andremo a vedere insieme. Dietro vedete la grafica. Scusate la luce sparata addosso, ma senza flash non vedrei praticamente niente. Anzi, provo a toglierlo. Ma va anche bene, dai. Si vede abbastanza bene anche senza flash. Eccolo qua. Adesso, siccome ho una mano sola, proverò a scartare. Questa parte verrà velocizzata sicuro perché ci sto mettendo un quarto d'ora. GTA 5. Però, visto che sono uscite parecchie cose, allora, velocemente, un fantastico gommino per no, scherzo, vabbè. Ecco qua il pacchetto Special Edition con vestiti bonus, tatuaggi, sfide con aerei acrobatici, potenziamenti e abilità speciali, armi aggiuntive con il nostro simpatico protagonista, psicopatico padre di famiglia, pilota l'Atomic Climb, quindi possiamo anche addirittura con questo pacchetto pilotare un dirigibile, quindi in GTA sicuramente abbiamo una fantastica varietà di cose da fare. Dito se il codice, io non ve lo faccio vedere chiaramente. Poi la cartina. Molto professionale, eccola qua la nostra fantomatica cartina City of Los Santos founded 1781 1781. Eccola qua. La steel box spettacolare, davvero unica, bella 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 solida. Edizione limitata, mica da poco. Adesso chiaramente sembra una novità, ma domani. So che in certi GameStop o quant'altro stanno facendo delle file assurde per
per avere questo gioco, file incredibili notturne, e gente sta impazzendo per far file aspettando il gioco, ma io ce l'ho già qui in mano, quindi mi sono risparmiato queste suddette file. Ecco qua, la nostra cara ragazzuola con l'iPhone tarocco, con la, cosa sei, una mela mi sembra. Sto parlando piano perché c'è qualcuno vicino a me che sta dormendo, ma per problemi di privacy non posso riprenderla. Eccolo qua, GTA 5 con questo 5 molto da dollaro, così bello. Vediamo sotto. Stemma di Rockstar Game Federal. Qui abbiamo Rockstar Games Social Club, manuale digitale, visita l'indirizzo, qua ci sono tutti i comandi. Quindi un'edizione speciale principalmente che dà aggiunta a pacchetti speciali più che altro. E anche il fatto della steelbox, quindi metallo. Questa è la cartina dettagliata di Los Santos. Scusate le gambe coi peli. Ma io non me li taglio mai. Ecco qua. Leggenda, dove troviamo shopping, vestiti, studio, tatuaggi, parrucchiere, quant'altro. Intrattenimento, servizi locali, attività, luoghi di interesse. Ecco qua. Guardate qua, che bella, che bella, guardate che bravo, eh! Bella dettagliata, perfetto. Ok, non mi rimane altro che inserire questo bel disco. E arrivederci. Un saluto da Nicolas Xavaras per questa notte del 16 settembre. E domani è il 17, tutti potranno prendersi o comprarsi il famigerato GTA 5.